Segui la 7 anche su Instagram, la 7, ovunque con te. Eh, perché, professore Velli, spesso ci diciamo in questa trasmissione sì, però qual è la via diplomatica, no? quello che succede sul campo lo raccontiamo, è aperta, intanto non è aperta una via diplomatica. Eh, rilevo due posizioni. Ieri, la, la medesima fotografia, da una parte Zelensky che rivendica l'integrità territoriale. Eh. E dall'altra il leader dell'autoproclamata Repubblica di Donetsk che dice testualmente: quello che resterà dell'Ucraina, se ne resterà qualcosa, deve essere denazificato e demil demilitarizzato. E allora a me viene da chiedermi: lo spazio del dialogo dove sta? Beh, certo, che se ci fermiamo. Ai protagonisti diretti dello scontro, addirittura qui, eh, da una parte eh, Zelensky, dall'altra parte, nemmeno eh, la Federazione Russa, eh, l'autoproclamata eh, Repubblica Donetsk, eh, se ci fermiamo a, a questi eh, che si stanno prendendo per la gola eh, finché si azzuffano non, non è possibile il dialogo. Il problema sono gli altri, sono quelli che stanno intorno, quelli che stanno intorno al ring mm. e che, finché si limitano a far tifo per l'uno o per l'altro, non eh, apportano un grammo di eh, sensatezza in tutta questa vicenda, eh, che sta costando carissima, è stato detto nel, nel servizio, in primo luogo alla povera gente eh, di quei territori. Gli ucraini che siano eh, russofoni, che non siano russofoni, che siano filorussi, che siano eh, antirussi, sono quelli che crepano eh, senza nemmeno un, un fucile in mano molto spesso, eh, nascosti ne, negli scantinati e che muoiono sotto le, le bombe. Ogni giorno che prosegue questa guerra ne muoiono. Abbiamo sentito sì. dei numeri eh, eh, agghiaccianti. A chiunque osservi quello spettacolo appare evidente che non ha senso, non ha nessun sì, senso, poi eh, se, se si vuole vuol dividere eh, eh, il campo tra tiposerie ci sarà ognuno che trova no, un però senso scuse, professore, eh, Revelli, al proprio scusami, fronte. No? C'è forse eh, un errore, favore, scusa, forse... Forse però so non, non ci siamo capiti, non c'è tifo, tifo, eh. ma mi lasci per parlare. No, ti voglio dire solo una cosa, però, non c'è tifo. L'Occidente allora ris risponde, alle richieste, cioè, tifo, risponde eh. alle richieste di un aggredito. il punto è che non c'è il tifo, c'è l'Occidente che risponde alle richieste di un aggredito. Che temo ehm. che il professor ah, Revelli ci abbia salutato, che mi dispiace molto sì. anche perché stava esprimendo serenamente Eh gli ha detto se continua stacco, ah, se scusa, scusa abbia staccato il no. così eh, Vabbè, magari proviamo a richiamarlo, perché insomma, ha ah, no, espresso serenamente poter la sua scusa, opinione, scusa. stava ampiamente Chiedo scusa, lo richiamo. esponendo il suo punto di vista e poi, diciamo, uno anche si confronta in maniera tranquilla. approfitto però per...